Ultimamente sentiamo dire che i terremoti stanno aumentando. Oggi è l'anniversario del terremoto di Santa Lucia e adesso vi parlo anche dei terremoti più potenti d'Italia. dicembre 1990, terremoto di Santa Lucia. Questo terremoto, sebbene non sia ricordato da molti, è stato abbastanza potente da generare 18 morti e 13.200 sfollati. Questo terremoto di magnitudo 5.6 è avvenuto all'1:24 di notte ed è durato ben 45 secondi. Dall'epicentro, qui nel Golfo di Augusta, i suoi effetti si sono sentiti in tutta la Sicilia centrale ed orientale fino a quasi Catanzaro, per una distanza di oltre 180 km. Nello scorso video vi ho parlato di dove, come e perché si formano i terremoti. Adesso vi parlo dei 5 terremoti più potenti avvenuti in Italia. Immaginate che quello di cui vi ho parlato finora si colloca in posizione 197. Per arrivare alla quinta posizione, dalla 197esima, dobbiamo considerare un terremoto 32 volte più potente in termini di scuotimento e con un'energia 177 volte maggiore. E stiamo parlando del terremoto del 1908 di Messina Reggio, che si trova a pari merito con quello della Calabria meridionale del 1783. Vediamoli una alla volta. Avvenuto il 28 dicembre del 1908, questo terremoto con una magnitudo pari a 7.1 ha provocato uno scuotimento 10 volte maggiore di quello provocato dalla bomba atomica sganciata ad Hiroshima. Questo che vedete è il campo macrosismico, cioè l'area nella quale si sono sentiti gli effetti del terremoto in base ai danni stimati, quindi alle diverse intensità della scala Mercalli. Questa zona con i colori più scuri è ovviamente quella con il maggior scuotimento e maggiori danni. Man mano che ci si allontana, si vedono le zone dove i danni sono stati minori o dove il terremoto è stato semplicemente sentito, con i pallini in verde. Questo terremoto ha inoltre provocato uno tsunami di circa 15 metri, il quale ha contribuito a far alzare il numero di vittime, arrivando a 100.000. Il terremoto dello Stretto del 1908, quindi sì, si colloca in quinta o quarta posizione per quanto riguarda la magnitudo, ma si colloca in prima posizione assoluta tra i terremoti più disastrosi. Ed immaginate che è durato soltanto 37 secondi. Come dicevo, in quarta posizione, a pari merito con il precedente, troviamo il terremoto della Calabria meridionale. Questo terremoto, avvenuto il 5 febbraio del 1783, ebbe una durata di 2 minuti. Fermatevi un secondo a riflettere. A pari merito con il precedente, per quanto riguarda magnitudo, quindi una magnitudo di 7.1, cioè uno scuotimento del terreno 10 volte maggiore di quello provocato dalla bomba atomica di Hiroshima, per 2 minuti. Questo terremoto viene inoltre associato ad uno sciame sismico di 5,20 e termina il 28 di marzo dello stesso anno, raggiungendo un numero di vittime pari a 50.000 persone. I danni sembrano tuttora incalcolabili. Questo, per quanto riguarda la classifica dei terremoti più disastrosi, si colloca in terza posizione. E passiamo dalla terza posizione tra quelli più disastrosi alla terza posizione per magnitudo e ci spostiamo in Basilicata. È il 16 dicembre 1857, un terremoto di magnitudo 7.12 con epicentro in località Montemurro, di cui non si sa la durata, devasta completamente la Basilicata. Gli effetti di questo terremoto si sono sentiti fino a una distanza oltre i 320 km. I pochi dati in merito riportano un numero di vittime pari a 11.000 persone. Le fonti non ufficiali addirittura 19.000.
Questo terremoto a quell'epoca fu considerato il più potente non solo d'Italia, ma addirittura d'Europa. In seconda posizione troviamo il terremoto del 5 dicembre del 1456 nell'Appennino centro-meridionale, nella zona di Irpinia e Sannio. La magnitudo stimata è di 7.19 ed è facile intuire che dopo 500 anni i dati in nostro possesso sono pressoché nulli. Quello che sappiamo però è che il terremoto fu avvertito fino in Toscana a nord e in Sicilia a sud e che le vittime furono tra 20 e 30.000. Infine arriviamo in prima posizione per quanto riguarda la magnitudo e seconda posizione tra quelli più disastrosi d'Italia, nonché 23esima posizione tra quelli più disastrosi nella storia dell'umanità. Torniamo a dove abbiamo iniziato, in Sicilia. È l'11 gennaio del 1693, Val di Noto. Con una magnitudo equivalente a 7.32, questo terremoto provocò oltre 60.000 morti, perché tutta la Sicilia orientale fu coinvolta. La durata dell'evento non è nota, ma sappiamo che le scosse continuarono per oltre 2 anni, per un totale di 1.500 terremoti. Questo terremoto inoltre ha provocato uno tsunami che si abbatté sulla costa orientale della Sicilia. E adesso sarebbe opportuno correre a mettere in sicurezza le vostre abitazioni e i luoghi di lavoro, anche perché è l'unica soluzione. Ora, non voglio fare allarmismo, però il terremoto presto o tardi arriverà e l'unica maniera che abbiamo per salvarci è mettere in sicurezza gli edifici. Di fatto in Giappone, in California e in Cile arrivano terremoti anche 32 volte più potenti di quelli discussi finora e le case non crollano, perché appunto sono fatte a norma antisismica. Per finire, questi terremoti stanno o no aumentando? Dal grafico è evidente, quindi la risposta dovrebbe essere sì, stanno aumentando. In realtà no. Ad essere aumentati sono gli strumenti di misura e la loro sensibilità, permettendo di rilevare quindi qualsiasi movimento, anche i più impercettibili. In questa maniera sembra che i terremoti siano aumentati, ma la maggior parte sono quelli di magnitudo bassissime, 2 o addirittura inferiori a 2. Quindi lasciate perdere tutte le bufale che girano sui terremoti o sulla sismologia e fate prevenzione, perché il terremoto arriverà e dobbiamo essere preparati. Inoltre vi lascio il link della Protezione Civile in descrizione che potrebbe esservi utile. E adesso vi saluto, ci rivediamo fra un paio di settimane. Ciao ciao!